È ufficialmente iniziata tra le fila di Azione la campagna elettorale dell'ex presidente della regione Basilicata e attuale consigliere di opposizione Marcello Pittella. Il consigliere regionale di Lauria, che concorrerà come capolista al Senato per il terzo polo, lo scorso 20 agosto aveva abbracciato il progetto politico del partito di Carlo Calenda dopo essere uscito dal PD non senza polemiche, in seguito alla scelta del segretario nazionale dei Dem, Enrico Letta, di nominare come primo tra le fila dei candidati per il Senato l'altro ex governatore della Basilicata, l'attuale onorevole Vito De Filippo. Sono approdato in una casa libera, aveva spiegato con un post su Facebook Pittella, che ha mostrato di avere le idee chiare su quali sono gli obiettivi da raggiungere. L'obiettivo è quello di vincere le elezioni, e di eleggere un senatore e un deputato, e di temi importanti, ce ne sono tanti. Dal lavoro al fisco alla transizione energetica e al welfare, mi sembra che ne abbia nucleato soltanto quattro, che sono, come dire, capitoli straordinari su cui vale la pena concentrarsi tanto alla Camera quanto al Senato, guardando a questa regione che vive un momento di grandissima difficoltà.